in collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Bicigrid Faedo, Patrick Bike, Assicurazioni Generali, Agenzia Generale di Cless, Garmin Tax, Bemer Italia. Le campane suonavano anche quando nel 1988 Maurizio Fondres vinceva il mondiale. Un mondiale vinto da giovanissimo a 23 anni e con biciclissima per In casa coi campioni, pedalata virtuale sui rulli, con Rossella Calovi naturalmente in mezzo, che abbiamo un campione del mondo. Pedaliamo in sicurezza e ringraziamo i tanti ascoltatori che ci hanno detto grazie per aver tenuto compagnia della loro passione ciclistica quest'anno senza calendario. Aver tenuto compagnia con dei grandi nomi. Oggi, Rossella, chi abbiamo? Dillo tu. Beh, oggi abbiamo Maurizio Fondres qui con noi, campione del mondo a René dell'88 e vincitore della Milano-Sanremo e della Freccia Vallone, quindi un grande campione per noi oggi. Un grande campione. E con lui, naturalmente, dove pedaliamo? Pedaliamo in barriera virtuale, lo stiamo vedendo, sugli ultimi chilometri della Milano-Sanremo. La fatica è perché stiamo affrontando fra poco il dislivello della Cipressa, che è l'ultima asperità, la penultima asperità, poi si arriva al poggio, dove naturalmente andate su YouTube a guardare gli scatti di Maurizio Fondres nel 93, ma anche nel 95 e anche nell'88, in mezzo c'è la vittoria, ai lati i due secondi posti. Vedete che su quei circa 4 chilometri spingere, cosa spingevi Maurizio? Ma il poggio è una salita molto veloce, ha parecchi tornanti dove riduci la velocità, però dopo il tornante la pendenza è al 3-4%, quindi le velocità sono intorno ai 30 all'ora. E il tratto dalla chiesetta, quando arrivi dopo i tornanti alla chiesetta lì, spiana e per circa 600-700 metri il tratto è pianeggiante, per poi riniziare a salire dove sono partito. Normalmente parti con il 53-16. 53-16? Sì, perché arrivi molto veloce, arrivi a più di 40 all'ora in quel tratto pianeggiante e quindi è il tratto ideale per riuscire a fare una volata e mantenere la velocità alta in tutto il primo tratto. Sono altri 500 metri dove la strada è un po' più difficile, parliamo sempre intorno al 5%, per poi tornare a calare al 2-3% fino allo scollinamento. Ecco Maurizio, intanto poi lascerò naturalmente a Rossella scavare anche nella tua carriera sportiva. Tu eri un predestinato sin da giovanissimo, nelle categorie giovanili hai fatto furori, poi sei passato professionista, eri una stella nascente del ciclismo e naturalmente hai colto dei bei successi, però siamo sempre sulla Sanremo. Sulla Cipressa si comincia a salire, si fa fatica anche senza allenamento, logicamente. E già però tu nell'88 potevi vincerla questa Sanremo. Allora, parliamo subito della Cipressa. La Sanremo è fra le classiche, si può dire, la più facile a livello altimetrico, perché fino ai capi
devi stare attenzione al turchino, tenere le posizioni davanti per la paura che non ci siano rotture nella discesa per andare giù al mare. E quindi c'è un po' di battaglie solamente per quel motivo là. Altrimenti potresti stare sempre a ruota e fino ai capi stai in maniera tranquilla. Dai capi inizi a tenere le posizioni, quindi hai bisogno della squadra per lottare, per tenere, per prendere davanti i capi. Il capo Berta, che quando Scolini scende a Imperi, ecco lì diventa un capo importante, perché, ma sempre per rimanere fuori dai pericoli, dalle cadute. Attraversi Imperi, e subito in Imperi ci sono due o tre chicane in mezzo alla città, e poi ci sono questi 4-5 km per arrivare ai piedi della cipressa. E lì è importantissimo prenderla davanti, non per attaccare, perché c'è qualcuno che attacca, ma come avevo fatto nell'88 e rileggendo gli articoli di allora, subito dopo la Tirreno Adriatica, dove avevo vinto la tappa a Monte Urano, avevo detto che avrei attaccato sul Poggio, perché arrivando con buon tempi e con questi velocisti in volata a Sanremo, per me sarebbe stata una sconfitta, quindi avrei dovuto provare sul Poggio. Quindi dicevo, la lotta col coltello fra i denti è per prendere davanti la cipressa, per rimanere nelle prime posizioni della cipressa e nella discesa della cipressa, perché la discesa della cipressa è veloce ma molto insidiosa. Quindi arrivi in fondo alla cipressa, dove il gruppo rimane in 30 corridori, c'è qualcuno che poi rientra, però è importantissimo rimanere sempre nelle prime posizioni per spendere il meno possibile, perché la Sanremo o sei un velocista, quindi devi stare a ruota e farti portare per fare la volata, per un corridore come ero io o come è stato Bettini, te la giochi sul Poggio, ma devi avere tutte le energie integre fino a quel punto. Non puoi permetterti di fare uno scatto sulla cipressa, aver consumato prima, perché per me l'arrivo era la cima del Poggio. Quindi quando sono scattato nell'88, solito punto che conoscevo già, c'era Laurent Fignon che era partito un po' prima. Io sono partito come per fare una volata, l'ho raggiunto, l'ho passato, ho tirato fino allo scollinamento, abbiamo fatto la discesa insieme, però potete immaginarvi, io ero secondo anno da professionista. Fignon aveva già vinto due Tour de France, aveva vinto grandissime corse. Aveva molta esperienza di conseguenza. Esperienza. Però io ho fatto l'errore madornale di sottovalutare un corridore così. Ma perché? Perché io venivo da un periodo fantastico. Quinto alla Tirreno Adriatico, facendo le volate del gruppo, avevo vinto Monte Urano, staccando tutti all'arrivo su uno strappo in salita. E ero molto forte, quindi ho detto, qua vinco a mani basse, non ce n'è per nessuno. E quindi c'è da dire che le volate di allora non sono come quelle di adesso, per un semplice motivo. Spiegacelo bene, Maurizio, mentre noi siamo già sulla cipressa, la vediamo. Che il cambio era al telaio. Quindi, soprattutto in una volata anche a due, dovevi decidere prima, o anche nello scatto del Poggio, dovevi decidere prima con che rapporto scattare. Non potevi permetterti di partire per la volata, sederti, cambiare, no. Quindi, mi ricordo, 52 avevo davanti, 12 dietro. Ma potete immaginare, partire con 52-12 a due, davanti, rapporto troppo duro, ma Fignon da dietro, con un rapporto più agile. Mi ha sverniciato, proprio non c'è sta. Non è che ho perso di mezza ruota, proprio mi ha stracciato. Ma avrei potuto rimanere a ruota, uno con Laurent Fignon, dico, io sono nessuno, secondo anno professionista. C'è anche un po' di boria giovanile. Un bambinetto, sto a ruota. Ultimo chilometro, sto a ruota, avrei vinto la Sanremo. Ecco, fra poco siamo cima alla cipressa, Maurizio. Però andiamo avanti. Mentre veramente è vero che è una classica, la classica di primavera relativamente facile sotto il piano altimetrico, ma si fa comunque fatica perché è il ritmo che determina la fatica. Però questa sconfitta ti ha insegnato molto per quello stesso anno. Penso che il mondiale l'ho vinto grazie alla sconfitta della Sanremo, perché
al mondiale è successa la stessa cosa, è scattato, eravamo già in fuga a un giro e mezzo dalla fine e Criquejon, uno degli idoli di casa perché l'altro era Eddy Plankaert, è scattato sotto l'arrivo, ho aspettato un attimo, sono scattato, l'ho preso, l'ho passato, ho tirato fino in cima allo strappo, ho fatto il vuoto e poi insieme abbiamo collaborato fino all'ultimo chilometro. Però dalle immagini, prima dell'ultimo chilometro io sono già a ruota e dalla ruota non mi muovo. Questo corre in casa, io sono ok, avevo arrivato secondo alla Sanremo, però ho detto stavolta io parto dalla seconda posizione. Anche lì arrivo in salita, dovevi già decidere con che rapporto fare la volata. Quindi avevamo già provato prima, io avevo montato 44 davanti e dietro ho detto se sbaglio a buttare giù, vado giù anche col 12, ma col 44-12 arrivo al 4-5% e il rapporto va benissimo. Ma avendo fatto magari la volata col 52, ti sbagli a partire o parti troppo duro come avevo fatto a Sanremo, rischi di piantarti. E così ho fatto, non ho sottovalutato Criquejon, ma non ho sottovalutato neanche Stibauer quando è rientrato, difatti io ero in terza posizione. Entrambi veloci, ma non veloci come ero io. Infatti poi c'è stata la caduta, tutti mi chiedono se... Sì, sei diventato famoso più a vincere in quella maniera che neanche tu l'hai vinto in volata. Da una parte è stata una fortuna perché ne parlano tutti, dall'altra no, non c'è la controprova, però la risposta che do sempre è la stessa. Sia da Criquejon che da Bauer non ho mai perso una volata, né prima né dopo il mondiale. Ricordo l'89 al Giro d'Italia, arrivo a Potenza, arrivo in salita, c'era in fuga Giuliani che vinse con 5 minuti, la volata per il secondo posto era per la vittoria e Criquejon mise la squadra a tirare a tutta per far vedere, dimostrare che avrebbe vinto il mondiale. Io secondo con due macchine sul resto del gruppo e sono quelle piccole cose che... Senti Maurizio, ci hai raccontato questa Sanremo, ma abbiamo già scollinato e siamo quasi in fondo alla discesa. Quanto manca da qui all'arrivo in via Roma, anche se la Sanremo quando correvi tu aveva un traguardo più vicino alla discesa, sì, del Poggio? L'arrivo era proprio dal fondo del Poggio, c'era l'ultimo chilometro. Infatti c'è un aneddoto del 93. Io sono stato 91 e 92 con la Panasonic di Peter Post e Walter Plankaert. E sono venuto alla Lampre nel 93 perché la Panasonic aveva smesso la sponsorizzazione e mi ricordo avevo vinto la Tirreno Adriatico quell'anno, era nata Maria Vittoria la mattina, quindi già all'arrivo tu eri sicuro di vincere, andavo fortissimo, ma Walter Plankaert all'imbocco della salita del Poggio con la Miraglia, invece di seguire la corsa e i suoi corridori, andrò dritto sull'Aurelia. Io trovai la macchina di Plankaert all'ultimo chilometro con Walter che mi incitava per vincere la Sanremo. Questo è il rapporto che avevo, ma che c'è tuttora, perché ci siamo sentiti anche un paio di giorni fa con lui e la moglie, perché quando ero in Belgio io ero o a casa di Plankaert o a casa di Alan Piper. Ecco, e qui c'è anche un altro bello aneddoto, ma voglio lasciarti un po' con Rossella, perché anche lei ha tante cose da chiederti, Rossella. Poi parliamo di questa tua dote, che è la dote di avere una grandissima intelligenza di corsa, ma anche di essere un uomo d'onore nel mondo del ciclismo che è spesso popolato da furbetti, Rossella. Sì, appunto, volevo chiedere proprio questo a Maurizio, anche dai tuoi racconti, dalla vittoria al mondiale e anche della Sanremo che ci hai appena illustrato, emerge questa tua grande metodica che avevi anche sia nel preparare la corsa sia a livello mentale oltre che fisico, tutta la tua scrupolosità che avevi anche a livello di alimentazione, di riposo, di recupero, perché sappiamo bene che il ciclismo, l'essere atleta non è solo allenarsi ma è anche recuperare. E quindi pensi che questo possa essere stato anche un po' diciamo la chiave dei tuoi successi, perché sei stato un po' il precursore anche del ciclista moderno?
Guarda, la mia carriera è stata condizionata dai problemi alla schiena. Nel 90 mi sono bloccato con la schiena, ero con la mia fidanzata, che adesso è mia moglie, eravamo in Messico e a saltare nelle onde mi sono bloccato con la schiena. Da lì è iniziato questo problema alla gamba sinistra che non mi ha più lasciato, quindi potete immaginare, ho fatto 87, 88, 89, 90, 4 anni. Gli altri 8 l'ho fatti con problemi, anche se ho vinto, però sempre con delle problematiche alla gamba sinistra che non ho mai risolto. Probabilmente adesso con osteopati avrei almeno attenuato un po' il problema. Ed è per questo che la testa ha fatto poi la differenza. Perché io, se guardo a livello prestazioni, i primi anni sono andato più forte che dopo. Il problema è che dopo dovevo gestire anche il problema della gamba. Quindi il resto lo facevo con la testa. Io penso che avrei vinto probabilmente il doppio di quello che ho vinto. Però se non avessi avuto questa testa, la tenacia, la costanza, la caparbietà di in ogni caso di andare avanti, avrei smesso di correre molto prima di quello che ho fatto, anche se ho smesso a 33 anni. Io nel 84, che poi sono caduto alla Tirreno Adriatico, mi è uscita l'ernia al disco, sono partito alla Milano-Sanremo, ho finito la Sanremo davanti, ma con l'ernia fuori. Una settimana dopo mi hanno operato. E questa, a volte mi dico, è stupidità, non è tenacia, perché quando il dolore deve insegnarti che bisogna magari tirare il freno a mano. Invece io, la troppa tenacia che avevo mi ha permesso di vincere tanto, però dopo mi ha anche fatto... Intanto stiamo vedendo il mare, parte. Maurizio, cosa ti ricordano queste immagini? Mentre vi ricordo che stiamo pedalando virtualmente sulla Milano-Sanremo, che ha visto un primo e due secondi posti per il campione di questa settimana, Maurizio Fonda. Cosa ti ricordano queste immagini? Niente, perché ti spiego perché. Fregatevi questa volta. Ho vinto due volte il Giro del Lazio. Il Giro del Lazio all'epoca era una delle classiche dopo Milano-Sanremo, Lombardia, era la classica più bella, di più del Giro dell'Emilia di adesso, ma perché arrivava a Roma. Il circuito finale era sulle Terme di Caracalla, c'era Rocca di Papa sul pavé, quindi tantissima gente, facevamo la Appia Antica con questi ciottoli, questo pavé enorme con delle buche, entravi in Roma, circuito del Terme Caracalla, e avevi il Colosseo sulla sinistra a circa 700 metri dal traguardo. E tu non l'hai mai visto. Silvio Casna, che era il presidente del Founders Club, mi disse: hai visto che bello, siete arrivati vicino al Colosseo? E dove? Io ho detto: io il Colosseo non l'ho mai visto. Ma perché? Come mi dice il mare, perché tante volte quando sei veramente concentrato sulla corsa, tutto il resto non ti interessa niente. E intanto vedo i miei watt, 200 watt qui sul litorale, ma non penso che riuscirei a tenerli per molto ancora. Quanto manca qui al poggio, Maurizio? Non manca tanto, perché dopo Arma d'Italia ci sono ancora i 4-5 km per lottare e prendere davanti il poggio. Lì è fondamentale anche lì entrare a destra all'entrata del poggio nei primi. E adesso siamo in galleria. Rossella, vai avanti, così rifiato. Sì, adesso Maurizio volevo un po' parlare con te di quello che è stato poi l'evolversi della tua vita una volta che hai terminato appunto la carriera ciclistica. Appunto adesso hai un negozio di biciclette con appunto delle bici che portano il tuo nome, sei stato commentatore televisivo e una cosa importantissima che l'ho vissuta anche io in prima persona, sei sempre stato e sei tuttora vicino agli atleti che stanno praticando l'attività ad alti livelli sia nella nostra regione ma anche fuori. Ecco, raccontaci un po' adesso di che cosa ti occupi e quindi come riesci a combinare queste cose. Ma sai, il negozio di bici è da 25 anni che è aperto e sempre seguito da Ezio Iacchelini e adesso da Thomas, il figlio. Quindi l'hanno portato sempre avanti praticamente loro, anche se la gestione contabile è sempre fatta mia moglie Ornella.
e il mio marchio di bici ce l'ha in gestione il gruppo Esperia di Padova, quindi io collaboro con loro per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti e logicamente la promozione del marchio, che è il mio marchio. E ho fatto degli anni con la Rai, poi con Sky ho fatto le Olimpiadi. Queste tutte non tanto come lavoro ma come esperienze così di vita, perché anche fare le Olimpiadi le ho fatte nel 96 come atleta e poi l'ho fatta a Londra come commentatore, quindi lì l'ho vissuta in maniera diversa, quindi un'esperienza bellissima. Sono testimonia di Banca Mediolanum da 17 anni con Moser, con Bettini, con Ballan, Motta, e ormai da tantissimi anni. Adesso da 4 anni praticamente sono legato a Alpecin, questo gruppo tedesco che ha la squadra, che quest'anno sponsorizza Van Der Poel, e con loro facciamo diverse attività di promozione del marchio. Però la cosa che io ho sempre amato era quella di seguire i corridori. Però fino a 4 anni fa l'ho sempre fatto per la passione. E Rossella, io ho delle foto di una foto su BC Sport, sono nel piazzale di fronte al negozio e lei era G2, G3. E poi lei è cresciuta e guarda, i due ragazzi che sono stati una delusione, nel senso non per i ragazzi che sono ma per la carriera che hanno fatto, una è la Rossella e l'altro è Andrea Piechele. Ti ha bastonato, sì, no, avevo avevano un grande motore entrambi, ma purtroppo sia uno che l'altro hanno avuto problemi, anche Andrea problemi con le ginocchia, l'ho fatto operare da Terragnoli, ho fatto di tutto, trovato il contratto, abbiamo fatto interrompere il contratto per farlo operare, per ritornare ad avere il contratto 2 anni dopo. Purtroppo per lui non siamo riusciti a risolvere il problema. Quindi è per questo la delusione, perché anche io penso che la delusione più grande sia la tua, perché per un atleta non poter dimostrare qual è il tuo valore, anche se hai vinto da juniores, però sarebbe stato bello vederti adesso. Abbiamo la Letizia Paternoster, che è una delle più forti al mondo in quella specialità, molto veloce. Tu saresti stata altrettanto per le gare un po' più dure, no? E Andrea Piechele lottava con Sasha Modolo, ma secondo me era più forte, e con margini di miglioramento in più. Quindi sarebbe stato, non dico un top corridore, ma subito sotto. E quindi in Val di Non avremmo avuto una marea di... È sempre difficile col senno di poi, insomma, ecco, parlare di quello che sarebbe stato senza una controprova. Adesso però, Rossella, io direi di mettere davanti Maurizio, che ci tira fino al poggio, e io respiro perché ho tirato io fino adesso, e io respiro, Maurizio ci tira e ricominciamo a parlare sul poggio, perché una delle tecniche di Maurizio era quella di farti parlare in salita per farti immagazzinare più ossigeno. Allora ci rivediamo, o meglio ci vediamo forse all'inizio del poggio. E mentre siamo ai piedi del poggio, con Maurizio volevo un attimo ritornare a quello che volevo un po' discutere con te prima, ovvero di questo tuo nuovo progetto che da qualche anno hai assieme a Paolo Alberati, ovvero di procuratore. Quindi vorrei che ci spiegassi un po' anche per i nostri amici a casa di cosa si tratta questa figura che c'è all'interno del mondo del ciclismo e anche il perché magari un atleta deve aver bisogno, comunque può trarne beneficio di avere una figura di questo tipo. Il procuratore Rider Agents è quella figura che adesso tutti i ciclisti hanno per
trovare dei contratti e fare i contratti e seguirlo per quanto riguarda i contratti con le squadre di Pro Continental o World Tour. Però quello che io ho sempre amato fare era fare qualcosa in più di questo. Quindi ho trovato la figura di Paolo Alberati, quindi da molti anni che ne abbiamo discusso se fare qualcosa insieme. Lui è preparatore, era ex professionista, è preparatore, è laureato, e seguiva già qualche corridore come Kevin Rivera. Ivan Sosa è stato lui a scoprire Bernal, l'ha portato qua, però Bernal purtroppo è andato via prima che io arrivassi con Paolo Alberati. E la figura di Paolo Alberati è importantissima perché lui è preparatore, io seguo i ragazzi sotto un altro aspetto, quindi non solamente andiamo a cercare i contratti, ma il nostro obiettivo è quello di prendere ragazzi molto giovani, per il semplice motivo che purtroppo, soprattutto nelle categorie giovanili e juniores, c'è un'esasperazione da parte di certe squadre e di far lavorare i ragazzi in funzione del risultato, non della crescita. E quindi noi andiamo a individuare i ragazzi giovani e per seguirli, controllare i carichi di lavoro che le squadre li fanno fare. Se sono esagerati in base alla scuola, interveniamo. Quindi facciamo questo percorso con loro, poi qualcuno passerà, qualcuno magari no, perché ci vuole sempre alla fine il corridore, ma gli diamo un sostegno a 360 gradi. Ad esempio abbiamo Nicola Conci, che è alla Trek. Beh, Nicola è un ragazzo molto intelligente, di grandissimo talento, forse ha meno bisogno degli altri di essere seguito a livello psicologico, perché è una persona fantastica, che crescerà piano piano nel tempo e arriverà sicuramente a altissimi livelli. Abbiamo Capecchi, che ha la Bahrain McLaren, però lui ha 33 anni, ci ha chiesto un aiuto e gli abbiamo trovato la squadra. Tutti gli altri, Buitrago, colombiano, alla Bahrain McLaren, anche lui portato in Italia, ha vinto l'anno scorso e l'abbiamo fatto passare perché ha i numeri. Abbiamo Kevin Rivera, che è del Costa Rica, che è all'Androni. Questo ha un motore straordinario, che però ha bisogno di un sostegno anche psicologico, perché lui viene da una situazione familiare difficile di povertà. Abbiamo Osorio, che è alla Caia Rural, anche lui colombiano, era in testa al Giro Under 23 due anni fa. Anche con lui l'ho sentito ieri sera. Kevin Rivera invece mi ha chiamato un minuto fa per raccontarmi un po' come stanno procedendo le cose in Costa Rica. Abbiamo altri tre colombiani, un juniores e due Under 23, che abbiamo individuato. Abbiamo un nostro referente, Andrea Bianco, un italiano che vive in Colombia, perché logicamente abbiamo bisogno di essere là sul campo, di testare i ragazzi e essere sicuri da dove arrivano, perché le squadre di World Tour cosa ci chiedono? Ci chiedono da dove arrivano i ragazzi e che percorso hanno fatto i ragazzi per arrivare a quei risultati, perché non è solamente le vittorie, in che modo vengono fatte, se il corridore è troppo sfruttato. Gli italiani, ad esempio, abbiamo Andrea Bruno, che è siciliano, primo anno juniores, abbiamo Marco Andreaus di Borgo Valsugana, un altro bel ragazzino, che anche con lui abbiamo iniziato questo percorso di crescita. Abbiamo Filippo Fiorelli, che è passato alla Bardiani. Questo ad esempio è un altro caso che ha iniziato a correre a 20 anni da cicloamatore, ma poi nessuno lo voleva, perché quando uno ha già 23 anni, che inizia a vincere negli anni 23, tutti dicono: ma da dove arriva? Noi, conoscendo la sua storia, l'abbiamo aiutato ad avermi fatto passare. Questo, ecco, l'amore che diamo allo sport, cercando di cambiare la tendenza. Adesso mi sembra di capire che stiamo scollinando, siamo in cima al podio. Inizia la discesa. Volevo chiedere, ecco, a Maurizio, scusami Rossi, di raccontarci una storia bella. Chi semina raccoglie, la tua storia con Alan Piper. Anche dobbiamo stare attenti, perché in discesa poi Rossella te lo chiederà, bisogna essere bravi. Ecco, la cosa importante, l'hai detto, bisogna essere bravi.
In discesa la puoi perdere anche la Sanremo e Argentin insegna nel 92. Io ho scollinato sia 88, sia 93, 95 quando sono arrivato secondo dietro Jalabert. Con quei 7-8 secondi massimo che riesci a guadagnare, se sei bravo, quando scollini il poggio. Ma devi fare la discesa a tutta. E hai delle curve dove puoi guadagnare, sono delle curve veloci, perché nei tornanti più di tanto non puoi fare velocità. E nelle curve veloci, se le conosci, non freni, vai da un muretto all'altro. E difatti in tutte le occasioni, in fondo al poggio, ho guadagnato un paio di secondi, e quindi questo è importantissimo. L'aneddoto che volevo raccontarvi è del trofeo Baracchi. Il trofeo Baracchi era quella corsa cronometro a coppie che si svolgeva prima a Bergamo e poi è stata portata a Trento. Partenza da Borsco Valsugana, Trento, Rovereto, Trento, circa 90 km. Mino Baracchi mi chiede se volevo fare il trofeo Baracchi con uno straniero. Io ho detto va bene, vado adesso al Giro del Belgio prima del Mondiale e vedo chi c'è che potrebbe fare il trofeo Baracchi con me. Al Giro del Belgio c'erano i corridori della Panasonic che andavano forte a cronometro e fra questi c'era Alan Piper, australiano trapiantato in Belgio. E mi ricordo durante il Mondiale chiesi a lui se voleva fare il trofeo Baracchi con me. Mi disse ok. Poi io vinco il Mondiale, lui va in albergo, racconta a Peter Post dell'offerta di fare il trofeo Baracchi e gli hanno detto sì, prima del Mondiale, prima che vincesse il Mondiale ti ha chiesto, ma adesso quando mai fai il Baracchi con lui? Io rientro a casa e Baracchi mi chiede, hai trovato? Sì, io Alan Piper. No, ma vorremmo un corridore, adesso che sei campione del mondo, più prestigioso. No, io ho detto guarda, io ho fatto la mia scelta, ho dato la mia parola, Piper sarà il mio compagno. Da lì è nata una grande amicizia, mi ha fatto crescere tantissimo, siamo arrivati quarti nell'88 e secondi nell'89. Siamo stati in testa da Borgo Valsugana fino a 5 km dal traguardo, ci ha battuto Fignon, Marie, che erano due super a cronometro. Questo grazie ad Alan Piper. Eravamo dei buoni cronoman, ma non dei fenomeni, ma insieme siamo riusciti a fare una corsa eccezionale. E siamo sul vialone, Rossella, racconta tu questo sprint. No, è quello che volevo parlare sì. Un attimo prima con Maurizio, riguardo un po', visto che abbiamo fatto la discesa del poggio, io vorrei parlare un po' anche delle sue grandi doti da discesista. E proprio settimana scorsa c'era il nostro editore Graziano Angeli che appunto mi chiedeva se in discesa conta lo spessore del copertone, del tubolare, no? sulla stabilità. E a quel punto mi è venuto subito in mente un aneddoto quando Maurizio mi aveva accompagnato mentre correvo in un allenamento per insegnarmi ad andare in discesa. Quindi Maurizio, vorrei che magari anche per i nostri amici a casa che quotidianamente escono in bici, qualche raccomandazione o qualche consiglio per come affrontare in sicurezza e anche diciamo con scioltezza e con anche affrontando le curve con una certa velocità quando si trovano appunto in questi settori. Allora c'è da distinguere una cosa, è quello che dico sempre alle persone che vengono in bici con me, che quando si va in allenamento ma anche nelle gran fondo dove le strade non sono chiuse, ci sono solamente pochissime gran fondo dove la strada è completamente chiusa. La traiettoria in discesa con la strada chiusa o la strada aperta è leggermente diversa. Quindi bisogna, soprattutto ad esempio in una curva destra, stare più al centro della strada in entrata, stringere molto, ma uscire il meno possibile in uscita dalla curva. Perché? La traiettoria sarebbe di uscire più largo possibile per mantenere la velocità, ma sulle strade aperte o anche nelle gran fondo non sai mai se dall'altra parte può arrivare una macchina, quindi non puoi permetterti di andare oltre la linea, anzi bisogna stare in uscita anche dentro la linea di mezzaria, questo per la sicurezza.
questo è il consiglio che do. Poi ci sono moltissime cose che in poco tempo è difficile spiegare, ma il consiglio è questo: nelle curve mai tagliare una curva, mai assolutamente, perché dobbiamo ricordarlo, il titolare della Chantecler è morto in una Gran Fondo l'anno scorso, strada chiusa della Gran Fondo, ha tagliato la curva, dopo la curva c'era una macchina ferma, in una stradina più che secondaria non c'era nessuno, questo è uscito, non sapeva se c'era una gara o no, e questo si è trovato la macchina da fronte. Quindi per questo motivo mai, mai tagliare le curve, né in allenamento e neanche nelle Gran Fondo. Allora Rossella, cosa diamo? Fai tu il lancio per Giovanni e poi per il tuo solito appuntamento settimanale? Sì, allora adesso lanciamo il servizio di Giovanni Danieli con l'intervista al campione. Intanto Maurizio, ti ringraziamo di averci accolti in questa, devo dire, bellissima casa dove si respira un'anima forte, una famiglia meravigliosa, devo essere sincero, e questo momento, tu sai, è un momento così dove io vorrei andare un po' oltre allo sport. Ho sentito prima, ti ho sentito sui rulli, tu sei veramente il professore della bicicletta, sinceramente. Allora inizio subito, perché sai che io... Non si è mai professori abbastanza. Non sei mai professore, no. Abbastanza? C'è sempre da imparare. Questo ti rende sempre speciale e umile. Ti dico subito la domanda che non vorresti ricevere. Così mi paro subito al sederino e... Puoi andare a ruota libera. Posso andare a ruota libera? La mia ruota libera mi porta inevitabilmente a questa meravigliosa 17enne che è Ornella. E che è attualmente ancora tua moglie, giusto? Non avrei mai pensato di conoscere una ragazza del mio paese. In inverno però io ho un gruppo di amici molto, che erano molto, molto affiatati, no? Sono i miei amici attuali, c'è Roberto Dallago, Francesco Wiesentainer, che erano quelli che avevano messo in piedi il club, no? Il Mau Meravigliao. Che ha anticipato il cacao meravigliao, veramente. Siamo stati loro a inventarlo. No, a proposito, scusami, mi incanti cacao meravigliao? Cacao meravigliao. A fine della stagione invitavo tutti i miei amici a mangiare la pizza. Fra gli amici c'era anche Ornella, che faceva parte un po' del giro di amici di amici, no? Mi aveva colpito, quindi... Raccontamela subito, il primo bacio dove? Penso la seconda volta, quando l'ho portata a casa. Dove? Sotto casa? Sotto casa sua. Lei era a René con sua mamma e i miei genitori, e io ho vinto il mondiale, avevo un anello che avevo comprato mesi prima per darglielo per il suo compleanno al ritorno da René. Dopo il mondiale mi ricorderò sempre, ero in questa camera di questo alberghetto dove ci facevamo la doccia prima di andare in aeroporto. Mi chiama questo Stefano Isaia e mi fa: c'è una ragazza che ti cerca. Ma all'epoca non è che le ragazze potevano venire negli alberghi. Così. Era Ornella. E mi fa: chi è? È Ornella, dice che ti conosce. Falla entrare. Mi ricordo c'era questa scala di legno, okay. E lei era in fondo e ho detto: aspetta un attimo. Sono andato in camera, ho preso l'anello dalla valigia e gli ho detto: questo è per te, sarebbe stato per domani, ma visto che ho vinto il campionato del mondo te lo do subito. Fantastico. Ma era già incinta? No! No, è nata, la mia prima figlia è nata nel 93, quindi sono passati un po' di anni. Ma senti, Ornella, quest'animo gentile, questa donna che ti ha fatto partire le farfalle nello stomaco, se non fosse poi andata in bicicletta, sarebbe comunque stata tua moglie e la madre dei tuoi figli? Quello certo, quello no. Sei sicuro? Non è che gli avresti detto, saresti no. Magari... rotto le scatole. L'ho portata verso lo sport, l'hai portata o l'hai forzata? No, forzata no.
adesso glielo chiedo. Adesso glielo chiedo, Ornella! Vieni qua a rispondere, ti ha forzata! Tu sei un papà di tre figli. Allora, Maria Vittoria. Carlotta. E Lorenzo. C'è una domanda per te da Maria Vittoria. Caramba, che sorpresa! L'ho chiamata a Monaco, perché lei è a Monaco in questo momento. Sì. Che aspettative hai su di lei? Ma guarda, io quello che ho sempre preteso dai miei figli di dare il massimo di quello che possono dare. Perché ognuno di noi ha delle caratteristiche, però quello pretendo il massimo di se stesso. Non magari ambire, uno può ambire anche a meno, però se quello è il tuo massimo, ma devi dare il tuo massimo. Sono d'accordo. Io pretendo quello. Bravo papà. Lei scrive questa domanda: noi siamo cresciuti a pane e bici, determinazione e ambizione, tutte qualità insegnate da te papà. A te chi sono stati gli insegnanti di questi valori? Lo chiede tua figlia Maria Vittoria. Ma sicuramente sai, i genitori contano molto, no? Sai, mio papà è contadino, è partito dal niente, ha costruito un'azienda agricola, poi fa parte del carattere di ognuno di noi. Io se non avessi avuto questo carattere qua, con i problemi della schiena che ho avuto, avrei vinto la metà. Ascolta, tra ragione e sentimento chi vince? C'è un mix delle cose. Che cosa sceglieresti tra che una tua bicicletta vince un mondiale o diventare tu il CT della nazionale? E in questo momento adesso non. Il CT è sempre il CT. Però ho abbandonato l'idea perché il progetto. Ma è diversa la domanda, se dovessi scegliere. Se dovessi scegliere? Sul piatto, cioè vincere con le mie bici. Ascoltami, se potessi rivivere gli ultimi 5 anni della tua vita, che cosa faresti diversamente? A parte aver incontrato me in questo momento. Della mia vita? Sì, quindi da adesso vai dietro i 5 anni, c'è qualcosa che cambieresti? Ah, no. Conosciuto tua figlia Carlotta. Bella vispa, bello occhietto. Carlotta, purtroppo solo da poco ho capito cosa vuol dire avere la passione per il ciclismo. Sempre pizzini. Mi fa morire. Aspetta, in poco tempo ho ottenuto le mie piccole soddisfazioni e ho condiviso con te l'amore per la bici. Vorrei sapere da te, babbo, in modo sincero, se hai visto in me le qualità giuste per questo sport, tipo carattere e fisico. No, sicuramente lei ha struttura fisica, ha una struttura muscolare molto simile alla mia, quindi adatta a qualsiasi tipo di sport, anche di resistenza. Ascolta, adesso da sera alla mattina, il posto più strano con cui hai fatto l'amore con Ornella? Allora, vuoi che stasera mangi qualcosa oppure no? Lo sapevo. Allora, beep, facciamo beep, 1, 2, 3, beep. Però c'è stato un posto. Certo. Perfetto, anche lui ha dei posti strani. Che canzone le dedicheresti a quella donna meravigliosa? Che tra parentesi dico a tutti, è dietro le quinte, ma poi ci sono anche le figlie meravigliose. Dov'è Lorenzo? Anche là, ciao Lorenzo. A te di Jovanotti. A te di Jovanotti. A te di Jovanotti? Sì. Ti ricordi come no, la strofa? No, però è una canzone bellissima che ha scritto per le figlie, per la figlia. Quindi vale per i figli e per la moglie. Alessandra, montaggio, tac, a te di Jovanotti. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere. Allora, Mario Versini era tantissimi anni fa direttore sportivo dell'Adam Brown. Adam Brown. Questo è il Adam Brown. E questo è il papà del mio amico Mauro Versini. Vuole sapere che cosa ti ricordi, che cosa ti ha lasciato Mario Versini, se hai così un quadretto, una foto di questo momento, di quando, quanti anni avevi, cosa è successo? Guarda, nella vita una delle cose che apprezzo di più è la riconoscenza. A parte i genitori, io ho delle persone che ricordo con
con grandissimo affetto per quello che hanno fatto per me. Il primo è Barbara Renzi. Mi ha fatto andare lui in una squadra di Bolzano che poi si è affiliata alla D'Ambroi e lì ho conosciuto Mario Versini. Un cuore enorme per, e una passione enorme per il ciclismo. Che anche ha avuto lui un ruolo importante. Sì, sì, sempre positivo. Perfetto, dagli un saluto che glielo mandiamo all'estero, diretto. Mario, è tantissimi anni che non ti vedo, però sei sempre qua. Ti identifichi più in un cane o in un gatto? Allora, il cane. Perché? Ma perché il gatto, io ho un cane e un gatto. La gatta ce l'ho sempre in giro, viene sempre, però il cane è più intelligente, ti dà l'affetto incondizionato, il gatto magari solo perché gli dai da mangiare. E l'ultima cosa che ti ha fatto piangere? Tu piangi? Hai pianto? No. Non sei uno che si commuove, per esempio, sì, davanti no, a un film? No, sicuramente. Sicuramente penso che sia una cosa positiva. Ornella, tappati le orecchie. Un'attrice che ti fa un po' impazzire. No, allora, sai, non dico che devi avere delle fantasie. No, ma sei un fan. Insomma. Quelle che ti ricordi di più Ornella. È quando sei eri giovane, no? Quando ero giovane, chi era? Gloria Guida, no? Capito? Logicamente. Eravamo tutti con l'occhio dentro la serratura. Senti, ma le persone che ti fanno sentire a tuo agio, a differenza di me, come devono essere? Guarda, io ho la sincerità, non mi piace l'ipocrisia. La falsità. C'è una barzelletta che ti piace? Che ti fai? Se tu devi raccontare una barzelletta, quale non sarebbe? Le so raccontare. Allora, anche per oggi direi che abbiamo passato un bellissimo momento con Maurizio Fondriest. È stata un po' un'intervista un po' diversa. Abbiamo visto l'uomo, il papà. Devo dire una persona di grandissimo spessore, di grandissima intelligenza. E ci manca solo la domanda di tuo figlio, giusto perché ho i miei pizzini, e con questa concludiamo. Pizzino di Lorenzo, ti dispiace che io non sono super appassionato di ciclismo e che non ho voluto praticarlo a livelli agonistici? No, guarda, e ti spiego il perché, forse l'ha detto anche Moser. Il ciclismo è uno sport difficile e duro, quindi o uno proprio lo sente, se avesse chiesto in ogni caso, in tutti i costi, di avere la bicicletta e di correre in bicicletta, l'avrei spinto a fare la bicicletta. Fa lo sci, anche nello sci pretendo l'impegno, certo. Non il risultato, l'impegno, come pretendo per le altre cose. Ama lo sci. Grande Lorenzo. Va anche in bicicletta, è venuto in bicicletta l'anno scorso, ha iniziato a uscire in bicicletta con noi, questo mi fa piacere. Ma no, non è stato assolutamente un problema. E non Lorenzo, è un problema. Tranquillo, tutto a posto. Allora, grazie Maurizio. Grazie a voi. A questo punto do la linea alla simpaticissima, quel sorriso solare di Rossella Calovi, da casa sua, per gli allenamenti che io ovviamente non farò. Il mio allenamento è a tavola. Arrivederci. Grazie Giovanni, oggi sono qui anche per te perché voglio mostrarti un test che solitamente consiglio sempre di effettuare a chi inizia a pedalare e soprattutto chi inizia un programma di allenamento e che spero ti faccia un po' allontanare dalla tua amata tavola per farti arrivare pian piano al vero ciclismo pedalato. Il test che vi voglio presentare oggi è il test della FTP, ovvero il test per andare ad individuare quella che è la nostra potenza alla soglia anaerobica. Generalmente questo test si effettua con vari tipi di protocolli e in laboratorio, quindi con un certo grado di condizioni stabili che ci permettono poi anche la replicabilità di questo test. Ma una cosa interessante è che un studioso americano, un grande allenatore statunitense che è Andrew Cogan,
ha individuato un metodo per andare ad individuare questo parametro in maniera autonoma. Quindi Kogan dice che la FTP è quel valore che un atleta riesce a mantenere per un'ora di lavoro andando al massimo delle sue possibilità. È come un po' se, diciamo, questo ciclista effettuasse una cronometro di un'ora e che la potenza media ricavata in questa ora di cronometro corrisponda alla sua FTP. Quindi, prima di illustrarvi questo test, vi voglio velocemente parlare di cosa si tratta quando si sente nominare di soglia aerobica o di soglia anaerobica. Se ci immaginiamo un test incrementale, notiamo come all'aumentare del watt del carico, quindi della potenza, corrisponda anche un aumento della frequenza cardiaca. Salendo vediamo che il primo valore che individuiamo è la soglia aerobica e si tratta di quella frequenza cardiaca che si trova quando ancora lavoriamo in un regime di aerobiosi, quindi in presenza di ossigeno, e che rende un'attività moderata ma non troppo esaustiva. Salendo ancora troviamo la soglia anaerobica, ovvero quel valore oltre il quale il nostro corpo non riesce più a smaltire in maniera efficace l'acido lattico che il corpo produce. È un po' quando si inizia a sentire quel classico dolore che avvertono gli atleti, oltre il quale, se prolungato nel tempo, ci porta anche al decremento della performance che stiamo eseguendo. Questo valore corrisponde ai 4 millimoli di lattato quando si effettua un test di Madder, mentre la soglia aerobica è quel valore di frequenza cardiaca che si individua quando nel nostro corpo c'è una concentrazione ematica di 2 millimoli. Oggi quello che andiamo a trovare grazie a questo test della FTP è un po' questo valore di soglia anaerobica e di potenza corrispondente a quando lavoriamo in questa fascia, quando il nostro corpo inizia a produrre acido lattico senza essere capace di smaltirlo con la stessa efficacia della fase precedente. Il test di Kogan comincia, diciamo, con una fase di riscaldamento, prosegue con il test vero e proprio e si conclude con un periodo di detaticamento. Si inizia quindi con 10 minuti di riscaldamento, seguiti poi da un minuto eseguito alla nostra massima intensità e da un minuto di recupero. Questo minuto in cui andiamo al massimo e il minuto di recupero vanno effettuati per 3 volte consecutive. Dopodiché si svolgono altri 5 minuti ad un'intensità bassa, relativamente bassa, per concludere questa prima fase di riscaldamento che precede il test. È infatti importante riscaldarsi al meglio perché poi andiamo a effettuare un test di tipo massimale che ci comporta uno sforzo assai notevole. Dopodiché, conclusa la fase del riscaldamento, si inizia con il test vero e proprio, un test che dura 20 minuti, durante il quale noi dobbiamo pedalare al massimo delle nostre possibilità. In questi 20 minuti è importante non effettuare l'errore che spesso tante persone svolgono, che è quello di partire troppo forte per poi avere un calo drastico negli ultimi minuti, che andrebbe un po' a sfalsare questo tipo di test. Quindi regoliamoci, cerchiamo di trovare l'andatura massima che riusciamo a mantenere per questi 20 minuti e pedaliamo alla nostra massima intensità possibile. Terminati questi 20 minuti, che possiamo selezionare con il nostro ciclo computer andando a cliccare sul tasto LAP all'inizio e alla fine della prova, si eseguono i classici 10 minuti di defaticamento per andare ad abbassare la temperatura corporea e tutti i parametri fisiologici come la frequenza cardiaca. Quando andiamo a vedere, ci scarichiamo il nostro allenamento, vediamo che è stato selezionato appunto il nostro LAP, quello dei 20 minuti della prova vera e propria del nostro test. In quei valori lì dobbiamo andare a ricercare quelli di potenza, quindi in particolare la potenza media che abbiamo mantenuto in quei 20 minuti di prova,
e lo andiamo a moltiplicare per 0,95, andando quindi a togliere un 5% di quella che è stata la nostra effettiva potenza media durante la prova. Lo stesso procedimento lo facciamo con la frequenza cardiaca, quindi individuiamo la nostra frequenza cardiaca media svolta su questa prova, che generalmente ce la dà in automatico il nostro ciclo computer quando andiamo poi a rivedere l'app, e la moltiplichiamo anche questa per 0,95. Questi due valori ci daranno quindi la nostra FTP teorica e la nostra LTHR, come la definiscono, la nostra frequenza cardiaca alla soglia anaerobica. Questi due parametri sono importantissimi perché ci consentono poi, attraverso delle percentuali, di andare ad individuare i nostri range di allenamento e quindi la fase di riscaldamento, il fondo lento, il fondo medio, il veloce, la soglia anaerobica, e quindi ci permetteranno poi di avere dei parametri su misura per avere un allenamento più efficace e più adatto a quello che è la nostra condizione fisica di quel momento. Quindi per oggi è tutto, io vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana. Ciao! Bene, finisce qui la nostra puntata a casa di Maurizio Fondres, che ringraziamo per la sua disponibilità come sempre, e noi ci vediamo la prossima settimana, sempre qui a Biciclissima. Ciao! In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Bicigrip Faedo, Patrick Bike, Assicurazioni Generali, Agenzia Generale di Cless, Garmin Tax, Bemer Italia.